Vorrei condividere un testo dell'Epistola di Giacomo, al cui interno c'è un'espressione che ho avuto modo, durante il momento della preghiera, di ascoltare diverse volte e che la Scrittura ci consente di meditare e di considerare in modo più ampio. Vorrei che leggessimo dall'Epistola di Giacomo al capitolo primo, leggiamo dal verso 19 fino al verso 27. Vi ripeto il testo, Epistola di Giacomo, la trovate dopo la lettera agli Ebrei, capitolo primo, leggiamo dal verso 19. Chi ha la Bibbia l'ha trovato può dare e dire il suo amen. Chi non ce l'ha ascolterà dalla mia voce. Chiedo però una cortesia allo staff tecnico, se è possibile spegnerlo questo televisore. Vi assicuro che sono più bello al naturale, me lo consentite, me lo confermate. Cioè, sono io qua che bisogna avere di guardare. Anche se poi qualcuno di voi ha problemi di vista, dovrebbe guardare un monitor più vicino. Però se qualcuno non mi vede bene, alzi la mano, mi avvicino, mi mostro in carne ed ossa. Allora, avete trovato il testo di Giacomo, leggiamo dal capitolo primo, dal verso 19. A Dio sia la gloria. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Perciò deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. E siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore della parola, costui sarà beato nel suo operare. Se qualcuno fra voi pensa di essere religioso, ma non tiene a freno la sua lingua, certamente egli inganna il suo cuore. La religione di quel tale è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo. Questo è il testo che meditiamo insieme, partendo dall'invito rivolto ai fratelli, quindi alla parte maschile. E probabilmente l'area femminile presente può confermare: è vero, gli uomini parlano troppo. Anche se poi vai a parlare con gli uomini e dicono: ma mia moglie a casa non mi fa parlare mai, anzi, io non ho alcun diritto di parola. Allora, credo sia più opportuno che, essendo in un contesto ecclesiale, e siccome noi crediamo che la parola parla a tutti quanti, adulti e bambini, donne ed uomini, che non partiamo ponendo questa differenza. Questa non è una parola rivolta solo agli uomini, è una parola per gli uomini e per le donne. E l'invito che ci viene è quello di essere pronti ad ascoltare. Oggi il dramma di molti è di non essere ascoltati. Siamo languenti,
sofferenti, perché vorremmo dire tante cose, perché pensiamo di avere tante cose da dire, perché nonostante il contesto familiare, gli amici sul posto di lavoro, gli amici del circolo, il vicinato, i parenti, di tanto in tanto ci convinciamo che nessuno ci ascolta. C'è un salmo che dice che Dio ascolta il grido delle nostre lacrime. Dio è colui capace di ascoltare le parole che noi non pronunciamo. Dio è colui in grado di avvertire il grido delle nostre membra stanche, sofferenti. Dio è colui che percepisce la voce dei nostri dolori fisici, delle nostre angosce. Però noi siamo questa mattina davanti alla scrittura. E Giacomo scriveva che è buono che ognuno di noi sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Siamo invitati, piuttosto che a segnalare il nostro bisogno, siamo continuamente chiamati, sfidati, esortati dalla scrittura a fare agli altri quel che vorremmo fatto a noi. Allora, se noi ci lamentiamo che nessuno ci ascolta, incominciamo noi ad ascoltare gli altri. Poniamoci all'ascolto di chi ha il nostro stesso bisogno e impariamo a trattenere i nostri sfoghi. Perché se ci lasciamo prendere dalla nostra carnalità, se lasciamo che l'ira, la rabbia prendono il sopravvento, quindi le nostre insoddisfazioni, i nostri malumori, le nostre incomprensioni, se cominciano a guidarci, a condurci, a ispirare i nostri pensieri, noi cadremo nel rischio di non promuovere la giustizia di Dio. Cosa vuol dire? Che quando l'ira, le nostre rabbie controllano la nostra mente, condizionano i nostri sentimenti, inficiano il nostro parlare, quindi quando anche proviamo a testimoniare del Signore, se siamo presi dalla rabbia, dall'ira, diremo certamente cose, se non diremo cose, il nostro comportamento, il nostro atteggiamento non promuoverà la giustizia di Dio. Gesù esortava a non fare che il sole tramontasse prima di riappacificarsi. Ossia, se uno era preso dalla rabbia, non doveva consentire che passasse un giorno, ma doveva nel più breve tempo possibile trovare il modo di far pace con colui o con colei che erano oggetto o motivo di tale rabbia. Sembrano cose semplici, però su queste parole poi l'Apostolo aggiunge che noi dobbiamo essere facitori della parola. Vuol dire che l'azione della parola di Dio, vuol dire che quello che noi crediamo delle scritture, vuol dire che la nostra fede biblica, per essere annunciata, per essere proclamata, per essere testimoniata, necessita di una vita che sia il riflesso di questa parola. Perché spesso il nostro dramma è credere una determinata cosa, ma con le nostre azioni dimostrare completamente il contrario di quello che diciamo di credere. Allora, per noi la parola è la voce di Dio, è il Verbo di Dio che si è fatto carne, è venuto a dimorare in mezzo a noi, è colui che ci ha manifestato, è per mezzo della scrittura che noi conosciamo Dio. Nessuno di noi ha visto l'Eterno, ma nessuno di noi ha neanche visto Gesù. Ma questa parola ci ha rivelato, ci ha fatto conoscere l'amore di Dio, ci ha fatto conoscere il dono di Dio per la nostra salvezza. Questa parola, così come scrive lo scrittore agli Ebrei, è efficace e vivente.
è capace di mettere a nudo la nostra condizione. Io credo che nella nostra esperienza di conversione, non so se ci sono persone che non hanno ancora fatto questa esperienza, ma per chi l'ha fatta, non sono state le parole di un uomo, le parole di una donna, ma è stato il nostro incontro con la Scrittura a mostrare la nostra condizione. Ci siamo ritrovati in un momento della nostra vita nudi davanti al Signore. Così come lo Spirito nell'Apocalisse diceva alla chiesa di Laodicea: tu sei nudo, misero e nudo davanti ai miei occhi. Così come Adamo ed Eva, dopo aver peccato e quindi aver trasgredito alle indicazioni del Signore, scoprirono di essere nudi, ciascuno di noi nel suo incontro con Dio ha scoperto di essere nudo, non perché non avevamo vestiti addosso, ma perché abbiamo percepito che la nostra condizione spirituale aveva bisogno di qualcosa che la coprisse, che la rendesse degna e tale di poter essere alla presenza di Dio. E nel momento in cui abbiamo riconosciuto la nostra nudità, il buon Dio, come il padre amorevole del figliol prodigo, ci ha coperti con la sua grazia, ci ha vestito della sua misericordia e ci ha consentito, per il sacrificio di Cristo Gesù, di diventare figli e figlie sue. Nel momento in cui la grazia abbondante, magnifica, per citare il cantico all'inglese, l'amazing grace, ci ha investito, noi da quel momento abbiamo indossato l'abito puro, bianco, dei figli di Dio. E lì è cominciato il nostro cammino, un cammino che è alimentato, scrive l'Apostolo, dal latte semplice, dal latte puro della parola di Dio. Resta la Scrittura l'alimento della nostra fede, però il testo che oggi meditiamo assieme ci dice che per far sì che questa parola venga piantata in noi, così come un seme che possa scendere in un terreno fertile e poi portare frutto, l'Apostolo dice: una volta piantata in voi questa parola può salvare le anime vostre. Quindi non sono le nostre azioni, non sono le nostre capacità, non ci sono dei meriti che possiamo ancora raccogliere, ma è l'azione della parola di Dio, ciò che Gesù semina in noi, il suo sacrificio, la sua opera, è questa parola che ci può condurre alla salvezza. Ma affinché questa parola porti frutto in noi, ricordate la parabola del seminatore che sparge il seme e c'è una parte del seme che finisce tra le rocce e quindi non trova il terreno pronto ad accogliere. Un'altra parte finisce nel terreno, però viene soffocato dalle erbacce che sono in questo terreno. Altro seme invece viene rubato perché è mangiato dagli uccelli del cielo. L'Apostolo Giacomo scrive: deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi. Vuol dire che nella nostra vita ci sono delle erbacce, come le volete chiamare, graminace, della gramigna, della zizzania. L'Apostolo dice: dobbiamo togliere dalla nostra vita la lordura e ogni residuo di malizia. Potete dare un po' di acqua alla sorella cortesemente? Non vorrei. Date acqua a chi ha assetato, date acqua a chi ha. Ah, ce l'ha. Va bene, quindi. Io mi sono preoccupato. Ed era giusto.
deposta ogni lordura e residuo di malizia. Vuol dire che ciascuno di noi, davanti alla scrittura, noi riconosciamo la nostra condizione. Allora che cosa dobbiamo fare? Come si fa a deporre? Volete vedere come si fa a deporre? Sì o no? Me la sono tolta di dosso. Vuol dire non mi appartiene più. E nel momento in cui l'ho deposta, non sarà il caso della mia giacca che dopo me la andrò a riprendere, anche perché ci sono le chiavi dell'auto dentro, vorrei dire che resto a piedi. Ma una volta che abbiamo deposto la lordura, la malizia, tutto ciò che Dio non vuole che regni in noi, non lo dobbiamo più andare a raccogliere. E per far sì che il seme porti frutto in noi, noi dobbiamo liberare il nostro campo. Altrimenti noi diamo la colpa al Signore. Non sono tanti anni che vado in chiesa, sono tante riunioni a cui partecipo, però nella mia vita non succede mai niente. Sono sempre lo stesso. Ma se tu non togli ciò che sta impedendo al seme di portare frutto, è come chi ha il giardino a casa che è pieno di erbacce e ci butta sopra i semi di trifoglio, di quadrifoglio, dell'erbetta inglese, la innaffia, dice: ma questa non cresce mai. Prima di seminare, di piantare l'erbetta, cosa devi fare? Devi strappare tutta l'erbaccia, devi rigirare il terreno. E se ti accorgi che il terreno è sporco, è pieno, è talmente pieno di erbacce, un buon giardiniere ti dirà: fa una cosa, prendi la parte di sopra di questo terreno, sostituiamolo, cambiamolo. Con la nostra vita spirituale Dio non può cambiare la nostra anima. Non è come una macchina, quando ci accorgiamo che il motore non va, sostituiamo il motore. Spiritualmente Dio non ci cambia l'anima. A ciascuno di noi deve lavorare affinché la propria anima sia liberata dalle lordure, dalla malizia, affinché questa parola porti frutto in noi. Se non ci adoperiamo, ecco la differenza tra l'essere uditore e facitore. Non basta ascoltare, quindi leggere la scrittura e dire: com'è bella, questa parola parla alla mia vita, oh Signore, sono d'accordo, questi versi stanno alimentando la mia fede. No, non basta ascoltare, ciascuno di noi è chiamato a fare. Allora, come Dio non può farlo da solo, Dio non può cambiare da solo la nostra vita, Dio non può cambiare il nostro cuore, Dio non forza la volontà di nessuno, il peccato lo dobbiamo rinnegare noi, al peccato dobbiamo rinunciare noi, alla malizia dobbiamo rinunciare noi. Il Signore ci dice e ci fa capire cosa è sbagliato nella nostra vita. Scusate, quando abbiamo un problema fisico, facciamo le analisi e le portiamo dal medico. E ci sono glicemia sballate, ci sono altri valori sballati. E il medico comincia a dire: guarda, è buono che cominci a mangiare senza sale. A qualcun altro è buono che comincia a mangiare, anzi, non li mangiare proprio, i dolci, gli zuccheri, taglieli di mezzo. Il medico ci dice che cosa dobbiamo togliere, mica viene a casa nostra e ci svuota i mobili, mica quando andiamo a fare la spesa ci dice: questo lo devi comprare, quest'altro non lo devi comprare. Ci dice quello che dobbiamo fare e poi, siccome ci teniamo, se ci teniamo alla nostra salute, che cosa facciamo? Seguiamo il consiglio, ci stiamo attenti, ci adoperiamo. E spiritualmente è la stessa cosa. La scrittura ci mette davanti ciò che è buono da ciò che non è buono. E oggi ci dice di essere pronti ad ascoltare.
di essere lenti nel parlare, quindi di non essere affrettati, prima di esporci, prima di rispondere, prima di dire una cosa, controllare che il cervello sia acceso. Perché tante volte parliamo ma con il cervello spento. Altre volte parliamo senza renderci conto di quello che diciamo. Ma poi soprattutto lenti all'ira, vuol dire essere capaci di controllare le nostre reazioni. C'è chi è più calmo e chi è meno calmo. Ciascuno di noi reagisce ai contatti a secondo della massa corporea, no? Dove ci sono le ossa probabilmente si sente subito il dolore, tu premi un osso e si alza un braccio. Tante volte il braccio anziché di alzarsi così si alza di così, non è molto buono. Dobbiamo essere lenti, non perché dobbiamo prenderci il Parkinson o qualche altra malattia che impedisce i nostri movimenti, ma lenti per dire riflessivi, ragionare. E quando conosciamo le nostre debolezze, qualcuno o qualcosa le va a toccare, è la nostra forza di controllo, l'autocontrollo, frutto dello spirito nella nostra vita, sembra non essere sufficiente. Prima di reagire, lì è il caso di dire: Signore, paralizzami. Signore, bloccami. Signore, aiutami. Il desiderio dell'Apostolo è che ciascuno di noi davanti alla Scrittura non passi e vada via. Dice: non fate. Cioè, l'uditore è colui che davanti alla parola di Dio passa, si guarda, dice come sono bello e se ne va. Perché molti credenti davanti alla Scrittura si esaminano per... so proprio meglio di me. In chiesa non ce ne sono, cioè questa parola... Però appena fanno un metro si sono dimenticati di tutto ciò che la Scrittura dice. Quando qualche situazione della vita li mette alla prova, non ricordano più ciò che la Scrittura consigliava per loro. Il facitore invece è colui che tiene sempre in mano lo specchio della parola. Tanti predicatori nel passato, negli anni, hanno consigliato, prima di fare una cosa, porsi la domanda: Gesù al posto mio cosa farebbe? Questo vuol dire avere come riferimento costante la Scrittura, essere lì e guardarsi nello specchio della Scrittura. Ed io credo che ciascuno di noi, almeno parlo per me, tutte le volte che mi metto davanti a questo specchio mi vedo brutta, malconcio, non sistemato, perché lo specchio della Scrittura è pari a quella bilancia di Dio sulla quale tutti siamo trovati mancanti. Abbiamo sempre qualcosa da mettere a posto, e per metterlo a posto dobbiamo stare continuamente davanti a questo specchio. I fratelli che si fanno la barba, non so se qualche sorella si fa la barba, mentre si radono allo specchio controllano il taglio, e dopo che si sono fatti la barba si passano la mano e si verificano. Almeno i fratelli di una certa età, quelli della mia età in giù, non ci tengono più a farsi la barba. Oggi i giovani se la fanno, e beh, non si fanno la barba, ma se la aggiustano la barba, se la controllano, cercano di avere una certa apparenza, una certa estetica che segua determinati canoni. Così come poi le sorelle, quando vanno dal parrucchiere o dalla parrucchiera, ci tengono che i capelli vadano in un certo modo, che quando si faccia il colore, che il colore sia di... ci teniamo.
Vogliamo parlare delle cose che ci appartengono, la nostra automobile, quando la portiamo a revisione, dal meccanico a controllo, e facciamo l'elenco di tutte le cose. Appena avvertiamo il minimo rumore, ci adoperiamo affinché sia messa a posto, perché abbiamo paura che ci possa lasciare a piedi. E la scrittura viene piantata in noi a salvezza. Vuol dire che è lo strumento che ci deve aiutare a lavorare la nostra vita per quella perfezione piena che incontreremo solo alla presenza del Signore. Ma è quello specchio che ci consente di essere preparati. È quella lampada che fu data nelle mani delle vergini affinché nel momento in cui lo sposo arrivava, loro anche al buio sapevano dove andare. È questa la nostra lampada. Non lasciamoci guidare dagli uomini, non lasciamoci guidare dalle donne, non lasciamoci condizionare dagli eventi che sono attorno a noi, perché questa parola ci ricorda da 2000 anni che periodicamente qualcuno griderà il Signore di qua, il Signore di là, qualcun altro dirà il Signore sta tornando di qua, il Signore sta tornando di là. La scrittura dice a tutti quanti che Egli ritornerà e che in attesa o della sua venuta o della nostra andata, perché se non viene Lui andiamo noi, questo specchio ci aiuta a prepararci, ci aiuta a tenere in ordine, e noi davanti ad esso non vogliamo passare indifferenti, non vogliamo guardarci e andare via. Allora vorrei incoraggiarvi nella conclusione di questa meditazione a dedicare del tempo a specchiarvi. Volete essere belli spiritualmente? Volete essere in salute spiritualmente? Passate del tempo davanti allo specchio della parola. Meditatela, studiate. Anche i nostri più giovani, leggete la scrittura. Leggere la Bibbia non è roba da vecchi. Leggere la Bibbia non è cosa da pazzi. Se crediamo che questa parola è per la mia salute, è per la mia salvezza. Scusate, ma se qualcuno vi dice fai questa cosa e vivi meglio, mangia in questo modo e starai meglio, voi che cosa fate? Lo fate? E nel momento in cui cominciate a farle vi accorgete che realmente ha effetto, che cosa fate? Lo continuate a fare e non fate tutto il resto, perché avete provato che realmente fa bene alla vostra vita. E chi ha gustato il dono di Dio, chi ha conosciuto e ha sperimentato che la parola di Dio alimenta la propria fede, come può un giorno mangiare e un altro no? Oggi sì e due giorni no. Un giorno mi guardo allo specchio. Chi di voi esce di casa senza guardarsi allo specchio? Ce n'è uno? Tutti. Se non ci siamo guardati allo specchio, nel momento in cui siamo in macchina, ci siamo dimenticati di pettinarci o qualcosa, controlliamo nello specchietto almeno una volta al giorno, perché dobbiamo sapere gli altri cosa vedono di noi. E spiritualmente la scrittura è lo specchio che ci consente non di sapere cosa gli altri vedono, ma cosa Dio vede della mia vita. Ci preoccupiamo più dell'opinione della gente che dell'opinione di Dio. Sappiate una cosa, gli amici, i parenti, anche chi vi vuole bene ogni tanto vi guarda e vi dirà non ti vedo bene, non mi piaci. E il piacere non è solo legato all'aspetto esteriore, ma è legato al comportamento. Difficilmente gli amici vi fanno complimenti, vi incoraggiano. Vi guardano e trovano sempre il pelo nell'uovo. Vi guardano e se giudicano il vostro vestire vi diranno che i calzini non sono adeguati.
ci sta sempre qualcosa che non gli piace. Preoccupiamoci di cosa Dio vede in ognuno di noi, perché se ci preoccupiamo di questo arriviamo alla conclusione che la religione, ossia la manifestazione della nostra fede, non è tanto poi di apparenza, ma è soccorrere gli orfani, le vedove nella loro afflizione e conservarsi puro nel mondo. Vuol dire che la nostra spiritualità, per una parte, ha a che fare con la nostra condizione e quindi con il preservare una purezza fisica, mentale, il rifiutare il peccato, il non fare quello che fanno gli altri, ma un'altra parte si manifesta nell'aiutare chi è nel bisogno, la solidarietà, le vedove, gli orfani, gli emarginati, gli abbandonati della società. Per cui non c'è fede completa fatta solo di preghiere, digiuno e meditazione, ma c'è una vita spirituale fatta di preghiere, digiuno, meditazione, ma di esercizio, di aiutare il prossimo, di aiutare chi è nel bisogno. E allo stesso modo non sarà piena la spiritualità che aiuta solo gli altri, ma non si nutre della parola di Dio, non vive di preghiere, non vive di comunione spirituale. E noi crediamo che questo specchio ci invita a curare la nostra anima, a curare la nostra salute spirituale e, curando noi, a curare anche gli altri, a fare agli altri quel che vorremmo fatto a noi, perché amare Dio è seguito immediatamente da amare il prossimo nostro come noi stessi. Vi lascio con questo specchio nelle mani e con l'esortazione. Potrebbe essere un buon suggerimento. Davanti allo specchio, dove tutte le mattine vi guardate, mettete un verso della scrittura. Se volete, prendete una citazione di questo e lo mettete là. Deposta ogni lordura, residuo di malizia, così nel momento in cui vi guardate, vi aggiustate i capelli, vi sistemate gli occhi. Il trucco, mentre con gli occhi della carne guardate il vostro esteriore, con gli occhi dello spirito dite: Signore, non farmi uscire di casa con cose sporche e malizie addosso, anzi, liberami. In questo momento, mentre mi sciacquo la faccia, prendi la mia lordura e falla scendere nello scarico del lavandino. Prendi la mia malizia e falla cadere nel cestino qui con i batuffoli di cotone, con i residui dei cotonfiocchi e con quello che ho usato stamattina. Perché nel momento in cui metto piede fuori casa, gli altri possano vedere in me il tuo amore, la tua grazia e la tua misericordia. Dio vi benedica. Amen.